solo per calciarlo. Un attimo, sto pensando, mi ricordo di Saka che la... chi se lo dimentica. Te lo sai? No, visto che sei tutto te. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale La Cantera. Oggi, grazie a OneFootball, abbiamo l'opportunità di avere con noi un campione d'Europa e l'attuale capitano del Monza, Matteo Pessina. Si sono addormentati un attimo, tempi di reazione un po' così, lo rifacciamo. Matteo Pessina! Come grazie stai? Mille, grazie dell'invito, ciao ragazzi. Bene, molto bene, grazie. Attualmente il Monza va molto forte, obiettivi per la stagione? No, non mettermi in difficoltà subito. Sapete, stiamo facendo bene, quello che vogliamo fare è fare sempre meglio, allenarci così con quella mentalità che ci ha portato a fare così tanti punti e continuare su questa strada, poi si vedrà. In campo sei sicuramente a tuo agio, oggi proviamo a farti fare un quiz e vediamo se sarai altrettanto bravo come sul campo. Vedremo. L'obiettivo di oggi sarà quello di costruire la top 11 di giocatori che hanno giocato con te, quindi con tuoi compagni di squadra o ex compagni di squadra. Sfiderai a turno i ragazzi della cantera e tra l'altro, come potete vedere, oggi abbiamo due new entry. Edoardo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E Matoshi. Buonasera, buongiorno. Ti hanno già visto, tu ormai sei quasi un abitué. Prima di iniziare con il quiz, però, vi voglio parlare di una cosa. Io e i ragazzi della cantera vi vogliamo consigliare un'app, OneFootball, che se siete dei veri appassionati e tifosi del calcio dovete avere a tutti i costi. È utilizzata da più di 3 milioni di persone e potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel mondo del calcio. C'è presente di tutto. Formazioni titolari, news dell'ultimo minuto, statistiche e soprattutto gli highlights. Ebbene sì, se per qualsiasi motivo non potete vedere la partita, su OneFootball potete trovare le azioni salienti della Serie A, della Serie B e della Serie C. In più, OneFootball trasmette in diretta tanti campionati esteri, la Serie B e la Serie C. Quindi, se per qualsiasi motivo volete vedere una partita di questi campionati, non dovete sottoscrivere il pacchetto intero, l'abbonamento intero, ma potete comprare la singola partita. In più, se siete tifosissimi di una squadra e volete personalizzare l'app con la vostra squadra del cuore, quindi per esempio il Monza e avete Pessina al fantacalcio, ecco, con OneFootball potete non perdervi qualsiasi notizia. È un'app gratuita che potete scaricare ora dal primo link in descrizione oppure inquadrando il QR code che vi metto qua. Avrete l'opportunità di utilizzare per due volte l'aiuto OneFootball. Voi potete consultare l'app nel caso in cui non sapeste la risposta per aiutarvi. Compagni di squadra, anche in nazionale? Tutto, okay. Nazionale, club... Okay. È difficile sceglierne 11, però ci proviamo. Ma ci abbiamo pensato molto, okay. Per non metterti in difficoltà ulteriormente. Allora, il primo... chi vuole essere il primo? Vai, Fra, il trucco. Fra, mi spiace. Ha appena detto che ha un trucco per vincere, vediamo. È un trucco. Devo andare io? È un barbatrucco. Vai. Applausi di incoraggiamento. Qualche fischio di incoraggiamento. Non l'ho detto, ma per prenotarti, ovviamente, prova buzzer. Va? Sì, va. In teoria va. Tra l'altro Matteo, prima off camera, ha passato tipo un quarto d'ora a provare. Ok, possiamo iniziare? Siete pronti? Sì. Lui è più convinto di te, così. Cioè, in effetti. In effetti. Allora, il primo giocatore è Donnarumma. La domanda è... sì, vabbè. Mamma. Personalità, come batti il rigore? No, aspetta. Come quando no. Batti... ah, ma hai tirato te? Hai no, tirato lui. Personalità, come quando devi battere il rigore. Non la sai questa? Ma aspetta. Ma non so nemmeno la domanda, questo qua è il problema. Vai, fai la domanda. Perché hai ripigiato, quindi hai annullato la siamo sua pari, chiamata. No? Siamo pari, così 0-0. Prima domanda, primo giocatore è Donnarumma. Quanti rigori ha parato a Euro 2020? Matteo. Ne ha parati 4. 4? No. Posso io? Posso. Sì che posso. Sbagliato. Vai. Per me 3. A
Attenzione, mascherina! Ecco il trucco qual era. Adesso lo ricordo. Ero là anch'io infiltrato dietro nel... Ti ricordi anche i nomi dei giocatori che hanno sbagliato? Allora, il primo... Allora, aspetta. Non c'è più il trucco. No. È scaduto. Ero poco lucido in quei momenti. Allora, Saka. Saka, non ho capito come si chiama. Poi Morata. Sì. Bravo Morata. E il terzo non mi ricordo. Posso chiedere aiuto a OneFootball? Assolutamente sì, chiediamo l'aiuto a OneFootball. Il primo. Allora, tu c'eri, eri lì, io ero là. C'ero più o meno, però... Sarebbe piaciuto essere lì, eh? Allora, prendo il telefono, ti do il mio telefono, trattalo bene. Trattalo bene. Sembrava il quadro. Allora, 2020, campionato europeo. Se non prende internet. E poi si è giocato nel 2021. Giornata. Italia-Inghilterra. Che stadio. Eccolo qui. Sancho. Era quello mancante. Sancho. Morata, Sancho, Saka. 1-0 per la cantera. Ma Master l'ha sbagliato, però come se fosse parato. L'ha sbagliato, non l'ha parato. Magari ha distratto. Vediamo. Però... Ecco. Ho vinto io. Quindi le so, vedi. Bravissimo, 1-0 per la cantera. Ma hai sbagliato di uno, sì, che... vabbè, infatti, hai tanto tempo per riprenderti. Palo, palo considerato. Tanti di inglesi in finale di pali. Seconda domanda per la maschera. Il giocatore protagonista è Chiellini. E la domanda è: questa è semplice. In quale squadra gioca attualmente? Los Angeles. Bravo, 2-0 per la cantera. Ci sono due Los Angeles. Los Angeles, quelli con la maglia nera. Galaxy. No, l'altro. Vabbè, dai, avrei messo punto. Sì, vabbè, non mi ricordo però. Cioè... Dove gioca Barella, Milano, la squadra, quella forte. Losanna, non lo so. Dai, Losano. Losano. No, Los Angeles. Losanna. Lasciate la risposta, dai. FC. Corretto. Da 2-0 possibile a 1-1. Sì, vabbè, dai, però siamo stati lì proprio a fare... Vabbè, come nella prima domanda. Sì, vabbè, però lo sapevo, cioè... Cambio! Quindi puoi dire, no, aspetta, puoi dire il trucco qual era? Ah, è vero! Il trucco era... Non avere un trucco, no? Non hai capito? Terza domanda, siamo sul punteggio di 1-1. Il giocatore protagonista è Bonucci. Con quale squadra ha esordito in Serie A? Bari? No! C'è stato un no dietro le punte. L'Inter. Bravissimo! Porta la cantera in vantaggio. 2006, no, 2005. È vero. Ti ricordi anche il giorno, il mese? L'anno 2006. 4 aprile 2006. Bravo! Ma davvero? Sì. Va bene. Quarta domanda, quarto giocatore. Bastoni. In quale squadra ha giocato in prestito nella stagione 2018-2019? È in prestito. In prestito. Vai. Parma. Corretto. 2-2. Qua potevo anticiparla. Ah sì? Lo stadio tutto l'anno, l'ho vista lo stadio. Sì, in prestito solo lì è stato. Sì. Parma. Siamo 2-2. Prossimo concorrente della cantera. Chi vuole andare? Dai. Dai, Ema è carico. Un applauso a Ema. Buonasera. Un incoraggiamento. Io ti giuro, ho visto applausi migliori. Diciamo tutti i nostri ospiti sperando di vantaggio. Vai. Allora, quinta domanda e quinto giocatore. Federico Di Marco. Grandissimo. Non sei interista? No. Quale allenatore avete avuto in comune al Verona? Juric. Giusto. Vedi che io avevo la mano qua. No, ma infatti è stato bravissimo. Vabbè, ma pensate che deve vincere. Meraviglioso. Sesto giocatore. Sensi. Nella prima giornata del campionato 2019-2020 mise a segno il gol all'esordio con l'Inter. Qual è la domanda? No, voglio sapere. Contro chi? Ok, mi sto... Vabbè, ma sapevi già le domande. No. Chi era l'avversario? Allora, io mi ricordo un gol di testa. E quello mi sa che... Contro l'Udinese in casa, è possibile? No. No.
No! Qua abbiamo... Allora, solitamente siamo noi che suggeriamo. Qua arrivano i suggerimenti per Matteo. No, no, è vero. Com'è possibile? Anche io pensavo... Super gol che andreva in quella partita. Ah, con Lecce. Con Lecce. Vabbè, 4-0. Bravo. Sì, ma non vale. No, è vero, non vale questo. Chi è che te l'ha detto? No, lui, no, io mi ricordo, è vero, la prima giornata Interlecce 4-0, perché mi ha ricordato. No, detto lui. Però ho sbagliato. Non me lo ricordo quel gol. Come? Quale è stato? Ha segnato anche Lukaku. Ha fatto un gol. Allora, se mi dici tutti i marcatori, io darei. Vabbè, ne abbiamo detti tre, l'ho vinto. Ne abbiamo detti. Ne manca uno. Io per se... No, allora. Io lo so al quarto. No, Candreva, Sensi. Allora, Candreva, Sensi, Lukaku... Attenzione. È il centrocampista più forte di Bavara. No, tanto non ci arrivava. Era tu, non lo so. Barella? No, era pure sbagliato. Brozovic. Scusate, quella dove dopo c'è stato il meme di Candreva. Sì, proprio quello. Eccolo lì che aveva così quella faccia da vedi, non l'ho neanche aiutato. Vabbè, insomma, sono una piffa, possiamo dirlo. Allora, 3-2 per Matteo. Chi è che vuole recuperare di voi? Settimo giocatore è Manuel Locatelli. Ciao a tutti. Sa, no. Sa tutto. Quale numero indossava al Sassuolo? Dai. 73. Giusto. Dai. 4. Dai. È l'ospite, dobbiamo farlo un po'. Le base. È l'ospite. Ti ha lasciato per ultimo per recuperare. No, è l'ultimo, è Nico. Vai tu per allora, primo. Adesso non possiamo più sbagliarne uno, ragazzi. Vai. No, non possiamo più sbagliarne. Ma senza pressione. Non sapevi? Pressione. Sì, 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 però. Allora ti risponde. Era pure in mezzo. Non lo sapevi? Ottava domanda. Il giocatore protagonista è Spinazzola. Leonardo Spinazzola, quante presenze ha in Champions League? No, ma perché? Perché? Ha sbaglio, poi rispondo io. Ah. Vai tranquilla. Vai tranquilla. Vabbè, non è facile questo. No, non è facile. Perché potrebbe essere una domanda trabocchetto. Tu non suggerire. Sto parlando con te, come sì, ma, faccio a suggerire? C'è Matteo che guarda te. Tu guardi me e suggerisci a lui. Perché con la Juve forse ha giocato. Sicuramente ha giocato con la Juve. Sicuramente. Sì, perché è una partita me la ricordo. Anch'io. Volevo mettere in difficoltà. Purtroppo me la ricordo. Ha fatto anche un partitone quella partita. Esatto. Io dentro sto piangendo. Io piango. E viva il re. Viva il re. 5? No, sbagliato. 4? No. 1? Giusto. Solo quella? No, l'unica che vi ricordate perché, di perché ho detto, secondo me era trabocchetto questo. 3-0. No, avevo fatto una partita della Madonna. Vabbè, ho fatto una bella figura, sì. No. Ma quindi è quella ruolo. Penultima domanda, Josip Iličić. Allora, quanti gol segnò nella doppia sfida al Valencia in Champions League nel 2020? 5? Giusto. 4 e 1. Umiliati. Giuro, volevo dire 5, però pensavo 3-2. Per cui avrei comunque sbagliato la risposta. No, ha fatto 4 a Valencia e 1 a San Siro. Perché mi ricordo la foto di Iličić col pallone in mano della Champions. Vabbè. La partita prima che chiudessero tutto per il Covid. Sì. Dove c'era il Gasp che non stava neanche troppo bene, diceva. Ragazzi, sì. Non ne stiamo c'ero. Benissimo. Vabbè, dai. Raspadori, prossimo giocatore. Contro quale squadra ha segnato il suo primo gol in Champions League? Chi è che si è prenotato? Io penso. Lui. Allora. No, allora. Dato che credo abbia giocato al Sassuolo in Champions League, mi viene a dire Ajax. Sbagliato. Al Sassuolo in Champions League. No, dato che non ha giocato col Sassuolo in Champions League, quest'anno pensavo l'Ajax. No, non è l'Ajax. Ha fatto 2 gol. Non ne ha fatti 3. I Rangers. Mamma mia, bravo. Corretto. Girona, Rangers, Ajax e Liverpool. 7-2. Io ci provo. Non pensavo di essere così preparato. Ma sai cosa? Con tutti gli altri ospiti abbiamo sempre vinto. Ah, sì? Comunque. Sei troppo forte. Sì, vuol dire che o la sfida era troppo facile o lui è troppo forte. Oppure facciamo che l'ultima vale tutto. Però l'ultima di squadra. E dai, l'ultima di squadra vale tutto. Vale tutto che se... Tutto. No, pareggiano al massimo, vale 5. Uno contro dai. Tutti. Dai, vai, vale tutto, va bene, va bene. Vai. Vale 6 l'ultimo. Ma non è sempre noi. Esatto. Ma cosa si vince? Gloria eterna. Tra l'altro l'ultima domanda è proprio su di te.
Tutti contro di te. Io schiaccio. 15 a 2 finisce. No, allora voglio che rispondano loro. Siete pronti? Ci proviamo. Dagli sguardi non sembrerebbe. Esatto. Oggi qualcuno va a casa. Domanda finale. In quale campionato Matteo ha collezionato più presenze? In quale e l'anno? No, no, categoria. Ragionate ad alta voce. Allora, ha giocato in Serie A all'Atalanta, 2 stagioni, 3 stagioni, al Verona, al Monza questa stagione, in Serie B, tenendo conto che lui del 97 avrà fatto al massimo Spezia. Ma in quale squadra? In quale campo? No, no, no. Campionato. Ha fatto 9 gol. Allora dai, Serie A. Però è troppo semplice. Come hai giocato? Allora, io posso dire. È la classica domanda che è troppo facile per essere. Esatto, cioè. Allora, lui ride. Al Como ha fatto categoria pulcina. Però è giovane, cioè è tanto giovane. È del 97. E ha già fatto Atalanta, Monza e... Gioca in Serie A almeno 5 anni. Esatto. Perché io direi una Monza, una al Verona, due tra l'Atalanta. Ma tu la sai, la domanda è questa. Io voglio far rispondere a voi. Voi ragionate. Invece l'ha sotto il maglioncino. Allora, possiamo sapere la differenza tra la Serie A e la Serie B? No, non si può la sapere. La differenza? Tra le due presenze. Che di Serie A e di Serie no, B? Non si può sapere. No. Posso dire? Fai conto che a 16 anni ho iniziato nei professionisti. Basta, allora ci no, è Serie A. Aspetta, Serie A. Se professionisti proviamo a capire... Anche Lega Pro? No, no, dai, Serie A, la risposta è Serie A. Per me è Serie A. Prenota di me. Devo assumermi la responsabilità. No, sì. Serie A. No. Risposta sbagliata. Sì. No, non ci posso credere. No. Sì. È giusto? Ah, è giusto. Ah, ecco, cioè. Pareggio. Ho fatto un anno di Serie B io. Infatti, con che squadra? Con Spezia. Spezia, vedi quello che ti ho detto. Quindi Como eri ancora in Serie C. Serie C. Poi ho fatto Lecce, Catania, Serie C. Monza C. Forse sì, sicuramente più in Cina ho fatto che in B. Va bene, quindi avete vinto. Allora, siccome Matteo ha chiesto una sfida contro sfida accettata, Lisa, subito. Mi è venuta una domanda. Anzi, vai. Abbiamo scritto una domanda. Non ci credo. Pronta? Guarda che è difficile, eh? Vai. Difficile. In quale minuto Matteo... 98. 99. Era 99. Ma non ho nemmeno fatto la domanda. Era non vale. No, era 98. No, no, io ho detto 98. Ma scusate, voi sapete qual è la domanda? Contro la Samp. No. 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 A quale minuto poteva essere, a quale minuto è stato sostituito? Quale minuto? Scusa. Quale minuto? Sei offeso? No. Sì, sì. Ok. Sei arrabbiato. Sei incazzato. Matteo ha segnato il gol contro l'Austria. Ho segnato te. 104? 105? 105, giusto? Quindi? Ci ho provato! Ha vinto Matteo, 105. Applauso. Applauso. Però e un grazie per quel gol che... Mamma che mia, goduria. Cioè, mamma, che goduria. Soprattutto grazie ad Arnaldo che si è andato di così. Mamma mia. Ma in quel momento in campo, quando Arnaldo ci segna, cioè voi come mi sentite? Io ti dico che ero a centrocampo perché stavo per entrare. Mm-hmm. E ci ha fatto gol e non, eravamo ancora 0-0 perché anche Fede non aveva ancora fatto gol. Abbiamo detto è finita. Poi c'è invece abbiamo ribaltato tutto. Quando era fuori gioco, ha detto che era fuori gioco, sono impazzito. Lì l'abbiamo vinto. Ti dà ancora più carica. Quell'esultanza dove ti sei buttato per terra. Sì. Era perché proprio non ci credevi nemmeno te. Ma in realtà forse volevo farla di vero, non ci ho capito no, niente. Forse volevo farla di vero, volevo scivolare meglio, invece alla fine sono caduto proprio di faccia. No, è stato... Puoi dirglielo, secondo me. Ho uno sticker su WhatsApp sì? Con quella tua esultanza. Tipo come stai oggi, mando quell'esultanza lì. Ti giuro, mi salva da scrivere parole male. Sì. Ti giuro. Io l'ho fatto per quello. Vedi. L'ha fatto per te. Però mi ha ammazzato quell'esultanza, ogni tanto la rivedo e... Bene, sono contento. Io ho provato a farvi vincere, ma non ce l'abbiamo fatta. Ce l'aspettavamo, sì. Sì. Io ringrazio Matteo. Ne fossati te alla fine, perché si erano rifatti con l'ultima domanda. È colpa mia. È colpa tua. Il
tuo anche te, però così, facciamo una sfida. Vuoi dire, no, vabbè, finivamo, vabbè, e devo recuperare. Il suo gol. Come chi cazzo se ne frega? No, no, per me chi se ne frega se perdo? Sotterriamoci. Ringrazio Matteo per essere stato con noi, ringrazio Ema e Edoardo, ringrazio One Football per l'opportunità che ci ha dato. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, commentate e soprattutto attivate la campanellina. Grazie ancora Matteo, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.